anticipare il bando per velocizzare l'arrivo di due nuovi giudici presso il Tribunale di Teramo e la richiesta da parte del CSM al Ministero della Giustizia di aumentare di un'unità la pianta organica del Foro Teramano, con conseguente istituzione di una sezione penale del Tribunale e l'assegnazione ulteriore di un presidente di sezione. Sono questi i risultati raggiunti a Roma a seguito del tanto atteso incontro avvenuto presso il Consiglio Superiore della Magistratura tra il vicepresidente del CSM David Dermini, il senatore Luciano D'Alfonso come promotore dell'incontro e una corposa delegazione del Tribunale. Un risultato che permetterà di accelerare l'imponente mole di lavoro soprattutto per l'arretrato nel Palazzo di Giustizia Teramano, che ad oggi ha la maglia nera in Abruzzo, visto che i tempi di definizione di un procedimento civile sono in media di 1000 giorni, il numero più alto rispetto a quelli degli altri tribunali regionali, dati quelli dell'arretrato che con un PNRR che premia chi è al passo con i tempi della giustizia europea, indicano per Teramo una strada che è tutta in salita. Il vicepresidente del CSM ha assunto la questione e possiamo dire che ha insediato un fascicolo di rilievo nazionale per portare avanti il tema che abbiamo noi sollevato con il presidente dell'Ordine degli Avvocati, col presidente del Tribunale, col capo della Procura, col presidente della sezione penale e anche col presidente dei Giovani Avvocati. È stato molto utile fornire i dati di questa vera e propria invalidità che rischia di non determinare soddisfazione davanti alla domanda di giustizia dei teramani, della città e della provincia. Il 12 di maggio continueremo questo confronto di merito col capo di gabinetto del Ministro della Giustizia in maniera tale che si prenda atto della gravità della situazione e dell'urgenza dell'iniziativa. Vi farò sapere nei dettagli il 12 di maggio che cos'è che prende come impegno il governo del Ministero della Giustizia italiana.